love story segreta tra Mauris e Cecilia Capriotti. Si accende il giallo all'Isola dei Famosi. Mistero si accende sul love affair tra Mauris Perez e Cecilia Capriotti. Secondo i bane informati, prima che Cecilia venisse eliminata al televoto, i due naufraghi avrebbero avuto un flirt clandestino, testimoniato da una trascorsa insieme. L'indiscrezione ha del clamoroso. Da settimane si vociferava di una di top secret scattata in Honduras nel corso del reality L'Isola dei Famosi 18, tra due concorrenti già felicemente coniugati. Le loro identità non sono state rivelate per ovvie ragioni, soprattutto per tutelare la donna, moglie e mamma. Approfondendo la vicenda, è venuto a galla che lui sarebbe un uomo di colore, pertanto non può che trattarsi del campione di pallanuoto Mauris Perez. Ma chi è la signorina in questione che ha flirtato con il campione sportivo? Esclusa Nadia Rinaldi, le uniche due madri di famiglia papabili sono Cecilia Capriotti e Alessia Mancini. La coppia clandestina sarebbe proprio quella costituita dall'aitante Mauris Perez e la showgirl Cecilia Capriotti. Uno scoop decisamente spiazzante, dal momento che i due naufraghi si sono sempre comportati egregiamente e in maniera contegnosa davanti alle telecamere, soprattutto nel RIS dei loro coniugi. Angela Rende, moglie di Mauris molto possessiva e madre dei suoi figli, sta attendendo con impazienza che il marito torni in Italia e sembra che non abbia alcuna intenzione di lasciarsi influenzare dai pettegolezzi di bassa lega che orbitano intorno al presunto love affair tra Cecilia Capriotti e il suo amato coniuge. Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero, Mauris non ha fatto nulla, ha rivelato nella sua ultima intervista, sebbene non abbia presenziato in studio nell'ultimissima puntata del reality show. Ci sono allora all'orizzonte delle insicurezze nei confronti di suo marito? Non vuole ammettere di nutrire dubbi ed incertezze. Conosco mio marito da 15 anni, e se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere. Non ho mai avuto alcune sosse su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di RIS. Evidentemente no, dal momento che Angela Rende sta urlando ai 4:20 la totale fiducia che ripone sull'indissolubile amore coniugale che li lega profondamente.